parola di Dio ci esorta, fratelli e sorelle, ad essere coloro che si adoperano per la pace. Vi ricordate quel verso che ci spinge a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore? Questo è un servizio, un impegno che il Signore chiede a ciascuno di noi. Oggi viviamo in una società dove c'è sempre una spiccata attitudine all'egoismo, un disinteresse per gli altri, un impegno solo a soddisfare la propria carne, al raggiungimento dei propri obiettivi. Si vive per se stessi. Noi, fratelli e sorelle, considerando la grazia che abbiamo ricevuto, dobbiamo altresì, come Cristo ha fatto per noi, essere coloro che si adoperano per la pace. Non coloro che appiccano fuochi qua e là. Non coloro che con la maldicenza, con il malcontento, con il mormorio, con tante cose che non fanno bene alla salute spirituale della Chiesa, ma neanche dell'anima nostra. Noi dovremmo, fratelli e sorelle, adoperarci, impegnarci. Un tempo eravamo lontani da Dio, vivevamo una vita inutile, ma adesso siamo del Signore per Cristo Gesù, perché Lui ha operato, Lui ha compiuto il miracolo. Noi siamo stati acquistati col prezioso sangue di Cristo Gesù e siamo diventati proprietà di Dio. Di cosa avere paura? Siamo ormai suoi per sempre. Cosa ci può fare il male, Satana? Se noi rimaniamo attaccati a Dio, se noi ci convertiamo di vero cuore al Signore, se noi diamo la nostra vita a Dio, se noi gli ubbidiamo, dove fuggiremo lontani dal Signore? Perché vivi la tua vita come se Dio non esistesse? Perché stai vivendo i tuoi giorni lontano da Dio.